Stiamo arrivando in volo a Peschiera del Garda, dal lago verso il centro della città. Subito ci si presenta davanti questo panorama del porto centrale, l'acqua del lago limpidissima, si può vedere il fondo, le alghe, le barche ormeggiate. E poi si apre proprio il centro storico della città, che di per sé è molto piccolo, racchiuso da queste mura fortificate del XVI secolo, patrimonio mondiale dell'UNESCO del 2017. E questo piccolo centro storico è proprio davanti a noi in questo momento. È quello che storicamente è sempre stato l'abitato civile di Peschiera. Ed è appunto circondato da queste mura. Qua siamo proprio a Porta Brescia e si vede la cinta muraria che racchiude come un contenitore il centro della città. Si vede il campanile della chiesa a destra e poi salendo e ruotando piano piano. Ecco che riappare nuovamente l'acqua, perché è l'acqua l'elemento che caratterizza Peschiera, perché è bagnata dal lago di Garda, perché è circondata da ben quattro canali che insieme si fondono per formare l'inizio del fiume Mincio, che è l'unico emissario del lago di Garda. Peschiera, proprio per queste caratteristiche, spicca ed è completamente differente da tutte le altre città gardesane, proprio perché la sua struttura è una struttura alla moderna, così come si diceva appunto nel 1500, perché alla moderna sono le sue mura, che hanno fatto un balzo in avanti nel sistema difensivo dell'epoca, passando da quello che era il Medioevo al Rinascimento. E Peschiera ne è una testimonianza perfetta, unica ed irripetibile. Ecco che, da qualsiasi punto di vista, la guardiamo ruotando, salendo, abbassandoci, passando sotto i ponti, sopra i ponti, navigando, camminando a piedi sulla cortina muraria o in bici lungo le ciclabili che da Peschiera proprio partono. Beh, c'è sempre qualcosa di particolare da vedere, qualcosa che lascia il segno. Credo che forse il canale di mezzo, il ponte dei Voltoni che vediamo adesso al centro, sia proprio uno di questi segnali, sia proprio una di queste particolarità che la contraddistinguono. Perché proprio quel ponte che avete visto poco fa è il punto di congiunzione tra le due isole che formano il centro di Peschiera, perché Peschiera del Garda è un'isola. È un'isola racchiusa da una fortezza militare cinquecentesca. Ecco perché come Tourism Peschiera spesso raccontiamo la bellezza delle mura e la particolarità unica di questa città, perché effettivamente è una cosa veramente strana anche da dire, ma è una città che è un'isola nel punto più a sud del lago di Garda, dove il lago diventa fiume, ed è un'isola formata da più isole che sono racchiuse a volte da un sistema fortificato che è patrimonio mondiale dell'umanità, come detto. Mura che si sostengono da palificate, quindi da palafitte, e forse proprio le palafitte possono rappresentare quell'elemento di congiunzione che ha travalicato i millenni. Anche perché Peschiera, proprio nell'età del bronzo, era il più importante centro fiorente di quell'epoca, cioè dell'età del bronzo, come testimoniato dalle centinaia di migliaia di reperti che oggi si possono vedere sia al Museo di Scienze Naturali di Verona come a quello di Vienna. Con questa immagine, quindi, e con queste piccole pillole di storia e di curiosità, vi lasciamo in volo, sorvolando questa città, che merita assolutamente di essere visitata, ma soprattutto di essere rispettata e scoperta.